Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Per tutti noi prima o poi arriva il momento, la voglia di personalizzare un po' la nostra moto e se non si dormisse troppo scomodi sotto i ponti ci compreremmo la qualunque veramente, ma proprio per questo motivo è bene spendere i nostri soldi con estrema attenzione. Ecco perché in questo video vedremo la top 5 dei migliori acquisti aftermarket da fare per la moto. Ma prima ti ricordo di iscriverti al canale col pulsante qua sotto attivando la campanella delle notifiche così da non perderti nessuno dei prossimi video. Ora tornando a noi, questa lista sarà una top 5 di componenti che ho avuto modo personalmente di provare e che mi sono tornati molto utili sia su strada ma anche in pista. Ovviamente non vuole essere una lista unica e universale, quindi ti aspetto qui sotto nei commenti scrivermi la tua di top 5. Comunque tornando a noi, questa sarà una lista basata su un concetto fondamentale che riguarda il fatto che quando vado a comprare o quando vado a spendere soldi su un componente, questo deve avere la sua funzionalità, il suo motivo e non solo un mero aspetto estetico. Lo so, la moto è anche estetica, soprattutto su strada dove andiamo a passeggio alla fine, e sono d'accordissimo con voi, altrimenti non sarei così malato, così maniero da tenerla immacolata. Comunque i componenti che vedremo in questa lista hanno un certo costo, non sono i soliti specchietti, frecce e portatarga. Inoltre questi componenti, quando li andremo a acquistare, sono pensati per migliorare l'esperienza di guida in sella. Grazie uccelli maledetti. Ciò nonostante miglioreremo la nostra esperienza di guida in sella e sono pensati anche per evitare di essere fucilati sul posto al primo controllo delle forze dell'ordine. Iniziamo subito da quello che costa di più di tutta la lista, ma che veramente può cambiare la moto da così a così. Sto parlando di questo piccolino qui. Viaggiamo sugli 800 o 1500 euro, insomma, a seconda del modello. La cosa brutta è che non possiamo piantarlo in mezzo al serbatoio così da farlo vedere a tutti, ma deve stare lì sotto, nascosto, però fa il suo porco lavoro. Ah, se lo fa! La differenza rispetto a quelli originali è sostanziale. Miglioreremo la sensibilità, la guidabilità e la nostra stabilità. Non pensate che bisogna essere dei fulmini di guerra per apprezzarne le caratteristiche e che sia effettivamente solamente un prodotto per la pista. Ne gioveremo molto anche su strada. Se poi non sappiamo come spendere altri soldi, il mio IBAN è qui in descrizione, possiamo completare il pacchetto con una coppia di cartucce per la forcella anteriore, così da avere tutto il setting delle sospensioni. Anche questo componente viene spesso snobbato, ma effettivamente ha un livello di personalizzazione estremo, veramente possiamo cucircelo addosso in base ai nostri gusti. Sto parlando di queste. Sì, lo so. Queste sono originali perché sono povero, ma più avanti vi faccio vedere la mia personale soluzione economica a questo problema. Comunque sto parlando delle pedane aftermarket. In base al modello possiamo trovarne da 150 euro ai 400 euro, più o meno, ma comunque già quelle entry level sono più che ottime. Hanno già moltissime regolazioni e possiamo variare il punto di attacco per mandarle più indietro o alzarle anche. Comunque possiamo fare veramente quello che vogliamo. Generalmente quelle originali sono sempre un po' troppo abbassate e avanzate. Ecco perché comprare questo componente, per poter avere una guida un po' più sportiva senza aver la paura di toccare subito la pedana ad ogni minima inclinazione. Non tanto su strada alla fine quanto in pista risultano fondamentali, proprio per questo motivo, per non rischiare di dover toccare la pedana e rischiare magari una scivolata stupida proprio per questo motivo. Comunque, la mia soluzione, come dicevo prima, a questo problema delle pedane aftermarket sono questi, gli arretratori per le pedane. Quello che fanno, sostituiscono praticamente gli attacchi originali con questi qua preforati con diverse impostazioni, così che potremo alzarle e mandarle indietro come vogliamo. È una soluzione che alla fine con una cinquantina di euro ce la caviamo. Quindi, comunque, se sei interessato a questo tipo di componente, ti lascio qui in alto il video per recuperarti il video completo e la prova di questi arretratori. Il prossimo componente che vi tornerà molto utile, soprattutto se siete un po' più alti della media, o almeno per me che sono alto 1,90 m, mi è tornato molto comodo, è questo, un cupolino aftermarket. Rispetto agli originali, che generalmente sono molto più bassi e offrono veramente poco in termini di protezione aerodinamica,
Questo fa la differenza, soprattutto quando iniziamo a macinare 2, 3, 400 km per uscita, soprattutto per quanto riguarda l'affaticamento sulle spalle e sul collo. Alla fine non è che possiamo stare tutto il giro in carena accucciati come se stessimo in pista o fossimo dei piloti di MotoGP. Quindi un profilo a doppia bolla sicuramente può tornare utile proprio per questo aspetto. Il prezzo sta sui 50-90 euro a seconda del modello e della marca, insomma. Comunque, per chi se lo fosse perso, c'è un video completo su questo cupolino, vi lascio qui in alto il link per recuperarvelo. Il prossimo componente sono queste, le leve aftermarket. Quelle originali in genere sono accettabili, però per i miei gusti erano un pochino troppo dritte e la curva che faceva la leva mi era un po' di intralcio dovendo andare a frenare con uno o due dita. Queste invece hanno una curva diversa e le trovo molto meglio perché mi permettono di avere una presa migliore e quindi alla fine più sensibilità. Stesso discorso per quella della frizione, anche se alla fine non è che dobbiamo avere tutta questa sensibilità rispetto invece alla leva del freno che è fondamentale. Mi raccomando, non comprate quelle che costano due spicci online, perché generalmente sono fatte con materiali scadenti. Cosa ancora più grave, la progettazione e la realizzazione, anche quella è approssimativa. E alla fine andremo ad avere una leva che ha magari dei piccoli giochi tra i vari perni e pezzetti che a lungo andare possono andare a peggiorare. E non vorrei mai trovarmi nella situazione in cui devo frenare e non trovo la leva perché o si è svitata un po', si è abbassata, oppure perché si è avvicinata troppo e quindi non riesco a frenare come vorrei. Come prezzo viaggiamo sui 100-150 euro più o meno per la leva del freno. Per quella della frizione qualcosina di meno riuscite a tagliare, ma alla fine stiamo là. Questo invece è un tipo di componente che non andiamo a sostituire a un originale, ma lo andiamo ad aggiungere ex novo. Ecco perché è un po' borderline per questa lista, ma l'ho voluto comunque mettere per la sua utilità. Sto parlando di questi, le protezioni per i carter. Solitamente ce ne stanno 2, 3, 4, insomma dipende dal tipo di moto, da un lato e dall'altro. E come vedete ho anche i tamponi, ma non li ho messi in lista perché questi fanno un po' storia a sé. Sono molto dibattuti come componente tra chi dice che fanno più danni che altro e chi invece sostiene che possano veramente servire per salvaguardare appunto telaio e carter vari. Comunque non voglio dilungarmi molto sull'argomento, magari ne parleremo in un video dedicato. Questi ci salveranno il culo, anzi i carter in caso di scivolata. Per quanto possono sembrare sottili, effettivamente lo sono, ma hanno delle zone rinforzate, tipo questa e questa, che sono praticamente le zone appunto che andranno prima a contatto con l'asfalto in caso di una scivolata e salvaguarderanno tutto il carter, il telaio, insomma tutto quello che c'è dentro. Come prezzi stiamo dai 150 ai 250, 300 e oltre, a seconda naturalmente della fattura, se in carbonio, se in plastica o quello che è. Comunque il prezzo può sembrare elevato, ma effettivamente se ci andiamo a pensare andremo a spendere questi soldi per queste protezioni per non spenderne di più poi per magari sistemare carter e quello che c'è dentro. Quindi alla fine effettivamente ci salveranno la moto e i soldi. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lista. Mi raccomando, fammi sapere qui sotto nei commenti la tua di top 5. Noi come sempre ci vediamo in sella. Lo so. Vabbè. Ma mo sono stanziati qua, non li puoi cacciare. C'è un fucile. Il prossimo componente tornerà molto utile per chi... Rifacciamo. Sonda del modello, se prendiamo un nuovo usato, insomma. E la differenza, che ho sbagliato a dire le cose...